Ciao! Come state? Bene? Oggi vi accolgo in una veste un po' diversa, un po' particolare. Non dietro al mixer, in realtà, per parlare di musica, o forse sì, non lo so, ci devo pensare. No, in realtà, mi ha fatto piacere, mi fa piacere ricevere i vostri commenti dopo le trasmissioni che facciamo sui vinili. E soprattutto quando magari anche voi mi parlate di musica, di quello che pensate della musica, dei brani, dei vinili, delle copertine, un po' come ha fatto Mauro. E infatti volevo rispondere a Mauro e ho detto: vabbè, ma sai che ce lo faccio anche in video, perché volevo fargli anche vedere una cosa qui della radio. Quindi in questo momento sono al di qua del bancone e del mixer dove normalmente si siedono gli ospiti. No, non è che c'è sempre tutto questo casino, ma che in questo periodo di emergenza abbiamo deciso un po' di rimettere a posto qualche cosa che magari col tempo si era un po' logorato, sgualcito, un po' come i vinili e le copertine. Alla fine poi tutto è, alla fine è un cerchio, tutto si chiude. E poi insomma questa esigenza di sanificare, visto che poi tra poco ripartiremo tutti quanti. Tant'è che per mettere a posto un po' il bancone, abbiamo tolto e stiamo lavorando la moquette che è rossa, che voi avete visto, che c'è anche praticamente sui video che sono ancora postati, e stiamo decidendo se mettere praticamente del legno, questo impialicciato. Quindi questi fogli di impialicciato tutto dove c'era la moquette, oppure mettere nuovamente della moquette, ma questa volta grigia, sì, perché ogni tanto poi bisogna anche un po' cambiare, sinceramente. Che dire? Quindi, in attesa di fare questi lavori, e mi sa che questo weekend ci prenderanno tutto il weekend tra pulire e lavorare, volevo invece portarvi di là, dove forse qualche volta vi ho anche detto che nella stanza dell'accoglienza, la segreteria come si chiama, abbiamo appeso dei vinili, o meglio, delle copertine di vinili che secondo me, secondo noi, rappresentano la storia e hanno delle storie anche loro particolari. Per cui, visto che Mauro mi diceva che in qualche modo la trasmissione dell'ultima volta sui vinili era un po' come entrare dentro un'enciclopedia, no? E quindi scoprire delle storie, degli usi e dei costumi, vi faccio vedere intanto i vinili che abbiamo appeso e poi una frase che nel 2014, il 12 aprile, noi avevamo scritto proprio legato alla storia delle copertine dei vinili, ma soprattutto di quelli sgualciti che in radio ormai dal 76, insomma, vengono presi e posati ogni volta. Ecco, come vedete, queste sono alcune copertine che hanno una storia, sono particolari, beh, sicuramente le più famose e le più conosciute. Ma proprio qui c'è anche un po' la risposta che io posso dare a Mauro e che in qualche modo ve la posso anche leggere. Il fascino del vinile va oltre il fruscio lasciato dalla puntina sul solco. Mentre gira sul piatto, il piacere dell'ascolto di un disco si trasferisce al piacere fisico di tenere in mano la copertina, assaporandone l'inconfondibile profumo ed ammirandone la grafica. Disegni, fotografie, immagini che a volte sono vere opere d'arte a sé stanti. E per quelle copertine, che non sono opere d'arte, ma semplici custodie, magari brutte, un po' rovinate, rattoppate negli angoli con lo scotch a furia di essere prese e riposte negli scaffali in anni di uso, resta l'idea che in quei 30 centimetri per 30 possa essere racchiusa la storia di tutti quelli che quel disco lo hanno maneggiato. Ogni piega in più è un capitolo che si aggiunge a queste storie e fa delle copertine esposte dei pezzi unici che è bello ammirare, ascoltare con un po' di nostalgia. Il fruscio lontano di un tempo fatto di sogni in cui qualche volta è bello perdersi, tra una puntina che salta, un suono imperfetto ed un'immagine spiarita. 12 aprile 2014, CFC è l'autore di queste bellissime parole. Io penso che queste parole racchiudano un po' tutto quello che è la storia, non solo degli speaker radiofonici, ma tutti quelli che amano la musica e che negli anni hanno cercato, si sono tramandati magari dei vinili o ancora oggi vanno
all'interno di quelli che sono i mercatini e cercano un album perché gli ricorda qualcosa di particolare, perché gli manca, perché deve regalarlo, perché anche bello può regalarlo. Quindi niente, era un modo come un altro per farvi vedere quelle che sono le nostre copertine. E un po' quello che ogni volta che io passo un disco, così cerco di raggiungere voi con queste parole e con la musica. Quindi continuate a scrivermi, cercherò di rispondervi e sicuramente la prossima volta che ci ritroveremo in video per passare dei vinili, ognuno di voi magari avrà una sua storia da raccontare legata proprio a una copertina di un disco. Un bacio, un abbraccio, il lavoro è ancora lungo, mi chiama e c'è ancora tanto, tanto da fare. Ciao!